Purtroppo ho brutte notizie, il Sentiero Italia per me quest'anno finisce, perché mi sono ritrovato a dover percorrere un tratto attrezzato. Qua ci sono le corde fisse, però spesso sono coperte dalla neve, in alcuni punti è anche ghiacciata e non ho strumenti con me per proseguire e quindi riuscire a liberare le corde. E quindi adesso io torno a valle e ritornerò a casa, perché non mi va di prendermi questo rischio. Non era segnalato nella mia guida il tratto attrezzato, non era segnalato nemmeno sul sentiero, quindi non vorrei incappare in altre condizioni, magari anche più impegnative, visto che non è una cosa che dura uno o due giorni. Potrebbe anche aumentare la neve e la pericolosità, quindi io ho deciso di tornare a casa. Finalmente raggiunto il mare, Santa Teresa di Gallura, 30 marzo, sono le 10:30, ora comincio col Sentiero Italia. Dopo 8 km trovo il primo segno del CAI che mi indica che sono sulla strada giusta. E adesso cominciano i sentieri un po' più ostici. Sono costretto a proseguire Angata Mao perché il sentiero è praticamente chiuso tra rovi, spini vari. Tutto attorno è una vera selva. Finalmente sono uscito da quel bosco dove mi sono graffiato un sacco le spalle, le gambe, qua c'è anche un po' di sangue. Interessante come prima giornata. Sì. Comunque è quasi finito il primo giorno, il sole sta calando, sono le 7 quasi. Ho quasi finito di camminare, ho fatto una trentina di chilometri. Prima notte passata qui, sotto questi alberi, mi sembra bene, le gambe non mi fanno male, le spalle anche quelle bene, ho dormito abbastanza bene, anche se ho avuto un po' freddo la notte. Ora sto entrando nel primo alimentari. Dovrebbero esserci i fagioli da qualche parte. Mannaggia, tutto piccolo, eccoli qua, i borlotti. Sono le 4 meno un quarto del secondo giorno, sono già rimasto senza acqua. Queste salitine si fanno sentire. Le gambe dure, fanno fatica ad andare avanti. Quando arriverò alla fontana mi fermerò e non andrò oltre. Sto guadagnando un punto panoramico, un po' di zone passate da me in questi due giorni e in fondo la Corsica. Secondo giorno giunto al termine. Mi sono già infilato dentro il sacco a pelo, mangio e andrò a dormire. Occhi gonfi, ho dormito un sacco. Adesso riparto per il terzo giorno. Anche oggi i miei graffi quotidiani me li sono guadagnati. Questa mattina mi trovavo laggiù, mi sono svegliato sopra quei monti là ed ora sono qui e dovrei percorrere altri 10-15 km. Qua ci sono i monti che mi aspetteranno domani e dopodomani. Ho ancora 2 ore di luce e anche se ho passato ormai i 42 km mi dispiace sprecarli. Il mio nuovo amico, Palloncino. Palloncino viene con me. Sono le 8 e ora ha cominciato decisamente a piovere. Spero che non duri per tutto il giorno.
sfumando molto veloce perché ho freddo e quindi così mi tengo caldo. Mi fanno male le piante dei piedi, dei tibiali. Questa pianta è il corbezzolo, è ancora lunga oggi. La brutta sorpresa è che ho scoperto che pantaloni, giacca e guanti che pensavo fossero impermeabili non sono impermeabili. Il sole è appena sorto, gli uccellini che cantano. Ho appena lasciato il paese di Lodè, poi ci sono dei cani che mi danno il buongiorno. Si comincia bene la giornata. SI Punta Ferru Largiu, circa 1 ora e 10, sentiero 101. Questa zona è difficile poter mettere dei segnali colorati, infatti utilizzano questi massi di pietra che vengono chiamati ometti. Sto seguendo questa traccia, però sono rimasto senza acqua e per altri 13 km forse non la troverò. Sì, vai in montagna quando c'è il meteo brutto, vai, mi raccomando, fidati, vai! Alba del sesto giorno, il sole è sorto da pochissimo, io ho passato la notte qui, vicino a quel fiorellino lì, ho appena fatto lo zaino, adesso partirò per Olina. Ho appena raggiunto la fonte d'Adana e l'antica leggenda narra che da qui esce acqua. Sono riuscito a trovare questa casetta di legno, adesso stavo cominciando a sistemarmi dentro, mi preparo la cena e vado a dormire cotto. La giornata anche oggi è limpida, sto bene, la sensazione di vesciche sembra esserci calmata. Oggi dovrei salire il Gennargentu, arrivare proprio in cima, nella cima più alta, Punta la Marmora, a 1836. Questo è un cavallo. Qui in Sardegna ci sono un sacco di cavalli selvatici in libertà. Finalmente una vista senza ostacoli sul Gennargentu. Montagna, acqua, neve e uno snack. Basta. Punto più alto della Sardegna sul gruppo del Gennargentu, qui la croce. Il panorama merita. Questo è tutto fino anche selvatico. Forno della ca... destra o sinistra? Ho un po' di confusione. Sono arrivato per l'Astefogo, il supermercato è chiuso, quindi ora sto aspettando l'apertura, un'oretta devo aspettare. Intanto approfitto per lavare e asciugare un po' quello che metterò ai piedi. Il nono giorno volge al termine con un tramonto molto colorato. Evidentemente oggi ho fatto il bravo, quindi questo è un piccolo premio. La notte è ancora freddo e la mattina per qualche oretta continua a fare freddo. E da l'orele anche i piedi stanno diminuendo, quindi sembra stiano migliorando. Per ora mi sento in buona forma. Sto ancora salendo, il sole è tramontato. Ho passato la notte in questa radura e non ho dormito granché bene perché questa arietta ha disturbato praticamente tutta la notte. Guarda che occhi goffi, guarda.
morire, mi viene a piangere. Ecco che si comincia a intravedere la pianura. A destra il paese di Cagliari. Tutto che punge. Mezzogiorno. Mi rendo conto di avere il segno degli occhiali. Mi sono fermato sotto questo albero di sughero a trovare un po' di ombra, perché oggi è abbastanza caldo e qui si può notare la sporcizia che ho accumulato in questi 11 giorni di cammino. Ho anche qualche nuovo amico un po' rosso. Mi mancano circa 8 km per arrivare a Castiadas. Sono all'ultima discesa, ma è parecchio impegnativa perché è piena di detriti. È pericoloso. 10 aprile, sono le 8:30, arrivo finalmente in piazza Castiadas e finisco così 530 km del sentiero Italia relativo alla Sardegna. Percorsi in 11 giorni, sono stanco, ho le gambe stanche e i piedi lessi. Voglio fare la nanna. Alle 7:30 sono sbarcato a Palermo. Mi sto dirigendo a Ciminna. Nel primo pomeriggio dovrei riuscire a cominciare le Madonie. Ma non sono riuscito a scampare la pioggia. In più, sulle scarpe si forma quello che viene chiamato il tacco, che le rende più pesanti, quindi mi complica le cose per proseguire. 14° giorno. Mi devono aver preso come il loro padrone. Dopo un sacco di saliscendi morbidi, sia per la Sardegna che per la Sicilia, devo salire in questa vallata. Sarà una salita impegnativa, però purtroppo il sentiero non è molto chiaro perché è una zona detritica. E chi se l'aspettava? E la neve. Sono a circa 1500 metri e tengo duro ancora un po', perché tra circa 300 metri comincerà una salita per poi scendere a Petralia Sottana. Il sole sta tramontando e spero di fare in fretta, perché poi non vorrei restare così in alto. Mi troverò a 1700 come punto massimo circa, quindi vorrei cominciare già la discesa. Ieri sera alla fine non sono voluto scendere fino a Petralia, quindi sono rimasto su. Infatti questa notte ho avuto un po' di freddo, adesso ho perso anche il sentiero. Ora c'è anche dell'acqua, devo stare attento a non bagnare i piedi. Questo è il sentiero, bisogna sempre stare attenti a dove si mettono i piedi, perché si rischia di cadere. Dopo Petralia scendo Geraci Siculo. Oggi sono stanco, ho percorso 45 km, però domani inizio in Ebrodi e dovrei riuscire a finire in giornata. Ora vi mostro i cinghiali. Fino a quando la mamma non si accorge posso avvicinarmi veloce. Guarda. Ecco. E uno si è nascosto lì. Uno è ancora lì. Ciao belli. È vicinissimo. Sono stanco, il sole sta tramontando, ancora 300 metri, poi mi fermo per la notte. No, questi forse sono maiali selvatici. Ecco l'aggressività. Corri, Forest!
Questo è il sentiero della dorsale dei Nebrodi. C'è un sacco di vento, non si vede da quanto veloci si spostano le gomme. Infatti sto avendo difficoltà a scaldarmi nonostante il ritmo molto elevato. Visto che le temperature si sono abbassate, il mio sacco pelo non sarà sufficientemente caldo. A fine giornata sono riuscito a trovare un riparo, sono le 7:10, ora sto cominciando a cenare, poi mi stenderò e domani magari parto un pelino prima rispetto al solito. Ho dormito bene? No. Sto andando veloce per cercare di scaldarmi, ma fa freddo. Sono circa 1400 metri sul livello del mare, durante la notte il vento non si è placato. Chi si aspettava di trovare così tanto freddo? Mamma mia. Ecco l'Etna. Berrò un sacco. Riempirò la borraccia, unica borraccia da un litro. E me la farò bastare fino probabilmente a quando arriverò domani sera o dopodomani sera a Foglia Alcantara. Questa di certo è una delle strade più belle che io abbia mai percorso. Metri e c'è un po' di neve, molto compatta. Salute. Grazie. Eccolo lì, la casetta dove passerò la notte. Buonasera. Sì, altri ragazzi un po' pazzi. Vabbè. Lorenzo. C'è Legno. Yuri. Alessio. E manca qualcuno? No. Saremo in quattro stanotte. E niente, ho sbagliato rifugio, ce n'è uno più avanti. Peccato perché avevano acceso il fuoco e potevo approfittarne. Il rifugio da fuori, 1278 metri sul livello del mare. Ci sono delle braccia ancora e del caldino qua dentro. Ora riposo. Sono riuscito ad accendere un po' il fuoco. Ho dormito bene, al calduccio almeno per una notte, anche se qualche grado in più non mi avrebbe fatto tanto schifo proprio. Visto il ghiaccio formato su queste rocce, direi che siamo decisamente a temperature sotto lo zero. Mi sto dirigendo ad est e si vede Catania. Io spero il video renda giustizia a questo panorama. Qui nevica, sono a circa 1600 metri, lì dietro c'è l'Etna. Questa è neve! Appena finito di piovigginare, non ho un cavolo di voglia di riprendere a salire. Una bellezza! Mamma mia, che bello! Ora 2000 metri, non è facile trovare una via. Il sole, sento un leggerissimo tepore. Ecco, spero proprio di trovarmi un riparo. Altrimenti utilizzerò i sacchetti di immondizie che ho con me per ripararmi sia dal vento che dalle temperature. Sono arrivato a Moio Alcantara, finalmente posso fare la spesa e riempire la borraccia dopo 90 km. Mi sono fermato momentaneamente a Portella Mandrazzi, approfitto per far respirare un po' i piedi
Da questo punto dei Peloritani si può vedere il Mar Tirreno, una parte dei Monti Peloritani, il Mar Ionio e anche la Calabria. E domani mattina dovrei riuscire a raggiungere Messina e poi nel primissimo pomeriggio riprendere alla volta dell'Appennino. Ieri sera alla fine ho trovato un riparo dentro questo rifugio e purtroppo lo utilizzano le capre per proteggersi quando fa freddo o c'è vento e quindi è cosparso di escrementi. Adesso riparto per la Calabria e tutto l'Appennino. Eccomi arrivato nello stivale, nel continente, a Reggio Calabria. Tutto molto più tranquillo, nonostante ci siano i rumori, però sono già in campagna. La prima giornata in Calabria, questa è l'alba, questa è la vista verso il mare, Reggio Calabria. Benvenuti in Calabria! Ecco qua, qui c'è un simbolo di Sentieri Italia e dovrebbe continuare qua dove ci sono tutti i rovi. Questa si dovrebbe vedere, è una zecca. E ora sto seguendo il sentiero che mi porta da Gambari appunto al Montalto. Io devo seguire il segnavia. Qui è anche indicato come SI, Sentiero Italia. Sono a 1700 metri, sempre salendo verso il Montalto, ho incontrato un po' di neve che mi sta un po' affaticando perché rallenta il passo. Giorno 23, sono nel pieno Spromonte, è tanto umido che ora piove. Stamattina mi sono svegliato qui, metto sopra questo tavolo perché per terra era umido e questo è il paesaggio insieme al canto degli uccelli. Bianco e rosso, il segno del Sentiero Italia. Comunque qua ci sono delle ortiche, qua ci sono anche dei rovi, belli grandi. Di nuovo piano per evitare di restare appeso a queste piante. Oggi percorso ad ostacoli. Non mi era ancora mai capitato un percorso con questo tipo di ostacoli. Sotto gli ostacoli senza nessuna paura. Ora conosciamo un nuovo amico. Ciao. Ha detto che sta facendo una gara di mimo. Deve restare fermo per 5 ore. Ogni tanto succede l'inaspettato. Un cartello del Sentiero Italia e anche il segnavia. Siamo fortunati. Adesso non so bene dove andare. Sto lasciando il paese di Carafa di Catanzaro. Ho riempito la borraccia perché so che tra un po' probabilmente troverò un sacco di fastidi riguardo rovi, piante che mi chiuderanno il sentiero. Sono curioso di vedere se riesco a trovare la borraccia che l'anno scorso ho perso proprio in questo tratto. Non ricordo se era quella rossa o quella blu, ma mi pare quella blu. Eccomi arrivato all'inizio del sentiero e all'inizio dei problemi. Qui il segnavia, qui un altro segnavia. Ormai le scarpe sono piene di sabbia, ma le felci qui sono già belle alte. Io devo raggiungere quelle pale eoliche là. Questo è il passaggio, bello ripido. Beh, dopo 11 mesi la mia borraccia. Questa è la mia borraccia e la mia borraccia l'ho ritrovata, è vuota, infatti quando è caduta non ho sentito il rumore, ma adesso ho due borracce e non più una. Ora sono arrivato nel punto probabilmente più difficile, ortiche super che pungono un sacco.
adesso c'è da darsi da fare, cercando di evitare le ortiche che sono sia a destra che a sinistra, ma mi sa che ormai mi farò pungere. Ecco, ecco, si impigliano dappertutto sti rovi, mannaggia. Ah, le ortiche! Le ortiche! Questi sono rovi. Ai ai ai. Cattive! Vabbè, ci rivediamo tra un attimo. In Sila un po' di neve. Oggi mi trovo a percorrere il sentiero degli scoiattoli. Il sole è tramontato e io sto ancora continuando a camminare perché ho deciso che voglio arrivare fino al Monte Botte Donato. Sono piuttosto stanco perché ho raggiunto i 60 km ormai. Non tantissimo di livello, ma comunque la distanza si fa sentire. Rifugio Botte Donato. 55 minuti. Finalmente sono arrivato. Ora sto sistemando un po' il bivacco per la notte e c'è una gran bella apertura. Però almeno sono riparato dal vento. Comincio la giornata con la neve. Sto scendendo dal Botte Donato fino a Camigliatello Silano. Qua c'è del colore, questo è tutto callo questo. Ah, questo è un'emorragia interna. Sì. C'è lo buco, adesso dovrebbe venire fuori, si dovrebbe vedere il sangue proprio dell'emorragia. E sotto sei combinato bene, più o meno. Tutto il giorno che i piedi lessi, cioè il calzino si è sgualcito, è diventato di 2-3 tagli in più e mi grattava questa zona. E anche qua c'è la piccola emorragia, un piccolo versamento di sangue, insomma. E qui ci dovrebbe essere il mare, ma non si vede nulla. Dall'altra parte c'è Cosenza. Cominciamo bene la giornata con un sacco di umidità, i piedi sono già bagnati, però il bosco è bello così. Oggi tappa lunga, devo arrivare fino a Sant'Agata a Tesaro, mi aspettano circa 60 km. È davvero ostico, insidioso. Mi trovo tuttora in quella specie di canyon prima di Sant'Agata, mi ha rubato un sacco di tempo, quindi sicuramente non troverò aperto l'alimentari. La fortuna vuole che ho 2 porzioni di pane in più e delle arachidi, quindi la cena sarà pane e arachidi. In più mi si è rovinato un bastoncino, quindi dovrò fare la salita senza aiutarmi. Eccomi. Finalmente sono le 10:15, sono partito questa mattina alle 6:30 circa, ho camminato per oltre 70 km. Sono le 8, ho lasciato da pochissimo il rifugetto perché ho deciso che oggi avrei dormito un bel po', anche se c'è un piccolo problema perché devo percorrere 20 km entro mezzogiorno per riuscire a raggiungere l'alimentari e sperare di trovarlo aperto. Ma sono sorti, ho cercato di rimediare la rottura del bastoncino sistemandolo un po' così alla meglio, e nel bosco purtroppo mi si sono rovinate le scarpe e là in fondo si vede pure l'Adriatico. Sono appena arrivato a Piano Gaudolino,
dove ho trovato questi cavalli liberi e questa fontana. Questo significa che sono appena entrato in Basilicata e così sono riuscito a finire la Calabria. Cinghiali, temutissimi cinghiali. Anche qui in Basilicata trovo un po' di neve. C'è abbastanza vento. La strada fa da confine tra Basilicata e Campania, quindi Campania, Basilicata, Campania, Basilicata. Fa un sacco caldo dentro il giubbotto, ma lo devo tenere su per evitare di bagnarmi. E comunque, sabato imprevisti, sarà una nottata parecchio umida. Vediamo. Sono arrivato al rifugio Cervati, qui c'è anche un segnavia. E ho trovato questi due ragazzi che sono dei fotografi. Ciao a tutti, Walter, Guido. E hanno acceso il fuoco all'interno del bivacco, quindi questa notte riuscirò a stare al caldo. Sono stato molto fortunato. Approfitto del fuoco per asciugare un po' le scarpe, ma comunque per domani mattina servirà poco, visto che fuori è super umido. Non è per niente facile lasciare questi luoghi dopo aver passato una notte al caldo per ritornare fuori al freddo, alla nebbia. Beh, la neve la trovo anche in Campania. Ora stiamo per vedere uno dei più piccoli alimentari con cui mi capita di avere a che fare. Buongiorno. Mi è entrato un moscerino nell'occhio e non riesco a tirarlo via. Sembra stia per arrivare un bel po' di pioggia. Io in questo viaggio mi sono portato determinate attrezzature ed altre le ho lasciate a casa, apposta per mettermi alla prova e vedere cosa sono in grado di fare in difficoltà. Altrimenti non sarei qui a fare il viaggio se fosse tutto facile. Potevo anche prendermi un hotel ogni notte, o un bed and breakfast. Invece no, ho deciso di partire senza tenda e ora ne subisco le conseguenze se piove o se c'è vento. Quindi farsi 50 km al giorno e poi dover usare la testa per trovarsi un riparo o comunque riuscire a cavarsela è un bel esercizio per la mente. Non a caso il mio motto è Wake up and explore, quindi svegliati ed esplora. Che significa sì, vai nel bosco, vai in montagna, vai al mare, scopri qualcosa di nuovo. Anche scopri quello che sei capace di fare te, con le tue capacità e con i materiali che hai a disposizione. Quindi anche diventare in un certo senso un piccolo MacGyver. Ehi, lasciatemi andare! Un'altra zecca da aggiungere alla lista. Sabato, sabato, è il fiume sabato, anche di lunedì lo chiamano sabato. Ogni tanto sono costretto a seguire i sentieri grazie a questi nastri biancorosso, perché il sentiero è in condizioni pietose, pieno di rami, coperto da foglie o cose del genere.
Questo è un segnavia recentissimo, ma per fortuna lì c'è il nastro. Questo di certo è uno dei peggiori tratti da percorrere, e questo è il terreno che devo affrontare. Ecco, siamo arrivati agli ultimi chilometri di queste solette, che sono parecchio rovinate. E questa è la scarpa messa peggio, decisamente aperta. Anche sul fianco, da sotto, si stanno aprendo. I piedi naturalmente sono zozzi, ma non dipende molto dai buchi. E lungo la strada ho incontrato questi due signori che stanno raccogliendo le foglie d'aglio che poi mangeranno, e qui è completamente coperto di aglio. Tutti i fiori che si vedono anche da questa parte sono tutte piantine di aglio orsino. Sono vicino a Gioia Sannitica, sono solo a 400 metri sul livello del mare, fa caldissimo, sto sudando un sacco e sto partecipando al concorso Mister Barbetta Bagnata. Stasera mi diranno il vincitore. Sta cominciando un temporale, sono vestito per l'occasione, il meteo dice che non verrà giù tanta pioggia. Ah, io non mi fido. Colle del Monaco, 42 giorni per cominciare il Molise. Qui piove, lì piove. Anche in Molise c'è la neve. Sono arrivato alla fine anche del Molise. E con questo cartello entro in Abruzzo. Mi trovo in Abruzzo sulla Maiella e anche qui c'è neve. La prima neve dell'Abruzzo. Ricordano un po' le Dolomiti, ma siamo in Abruzzo nella Maiella. Un camoscio. Ciao! Appena appena si vede il sentiero di dove sto camminando, che va giù abbastanza ripido. Sto raggiungendo Popoli. Si trova a 270 metri sul livello del mare e la sensazione è di caldo. Ho le gambe parecchio provate. Chissà se al supermercato c'è un gelato per me. Mi trovo vicino a Dofena e oggi dovrei riuscire a raggiungere Campo Imperatore, dove poi mi dedicherò per una pausa. Ieri è stata una giornata parecchio impegnativa, lo si vede dal colore delle mani. Sono i bastoncini che lasciano, insomma, questa specie di spugna sulle mani. Non è sempre facile trovare il segnavia, però Sentiero Italia, e qui la bandierina. Forse non serve spiegare cosa sta succedendo. Poi ha insistito, ci teneva tanto a dirlo. Sta nevicando e fa un freddo cane. Finalmente però sono a un chilometro da Campo Imperatore. Ho anche scoperto che i pantaloni impermeabili non sono impermeabili, e stessa cosa per i guanti. Sono partito da solo per questo viaggio, nonostante si dica di andare in montagna sempre accompagnati, che la montagna è pericolosa o che addirittura assassina, perché non conosco nessuno che sia disposto ad accompagnarmi o a seguirmi in questo viaggio. Alla fine si tratta di un viaggio di circa 5, 6, forse anche 7 mesi, quindi serve un sacco di tempo, dedizione, deve piacere la montagna, si deve stare anche bene
in termini di salute, e soprattutto si deve andare d'accordo. Ma un altro motivo è che secondo me la montagna non è poi così tanto più pericolosa rispetto a una strada o una città. Sono piuttosto le nostre scelte a far diventare la montagna pericolosa, insidiosa, perché non sempre siamo in grado di fare delle scelte coerenti con le nostre capacità fisiche e in base al tipo di percorso. Eccomi finalmente arrivato a Bocca Trabaria. Questo indica che ho appena finito il tratto di competenza delle Marche e sto per cominciare quello di competenza della Toscana e dell'Emilia Romagna. Camminare tra i mughi faccia caldo, ma anche tra le felci non è niente male, specialmente nel caldo di questi giorni. Felci molto alte un po' tentano di impedire il passaggio. Una delle caratteristiche del sentiero qui in Emilia Romagna, Toscana, per arrivare fino alla Liguria e anche in Liguria, è che sfrutta sentieri di cresta nei quali non è così facile trovare fonti d'acqua e ancora meno di supermercati o alimentari. Intanto l'acqua. Fate in tempo, è ancora aperto. Questo è il caldo di questi giorni, mi si stanno irritando le parti del corpo a contatto con altre parti del corpo, con lo zaino, infatti qui si sta irritando grazie al sudore. Oltre ai dolori ai piedi, anche questi piccoli supplizi. Intanto mi sono appena controllato, mi sono trovato solamente 3 zecche questa volta, quindi direi che è andata bene. Finalmente salgo di quota, gli alberi non ci sono più e questo è il paesaggio. Qui percorrerò praticamente tutte quelle creste che si vedono. Troverò anche acqua e per fortuna mi sono anche abituato alle temperature e quindi non soffrirò molto il caldo. Sto salendo al Lago Nero, mi manca poco per raggiungerlo e sono completamente circondato da mirtilli. Sarebbe un bel posto per passare la notte e svegliarsi anche la mattina, però camminerò ancora per 2 ore e mezza visto che c'è luce. Mi sono dovuto alzare a causa delle zanzare che dalle 5.45 di questa mattina ho cominciato a girarmi attorno. Il sole è sorto da pochissimo e mi sono dovuto anche vestire una volta uscito dal sacco a pelo, perché ce ne sono un sacco e qua ce n'è una per esempio. Passo di pietra tagliata 1779. Ora devo scendere di qua, valicare quel colle e dietro c'è un bivacco che mi aspetta. 9:30, sono finalmente arrivato al rifugio dove c'è un bivacco. Questa è l'entrata. Finalmente, dopo un sacco di notti, ho passato una notte al coperto. E per fortuna, perché c'è stato un sacco di vento questa notte e sta anche continuando. Sono arrivato a Foce Tre Confini. Questo pilastro indica l'incrocio tra le 3 regioni, Emilia Romagna, Liguria, Toscana. Così sigillo un altro tratto completato e adesso comincio la Liguria. Il sole è altissimo sulla testa, fa caldo. Sono arrivato a un torrentello ed ora mi laverò un po' perché lo sporco si fa vedere e si fa sentire. Vedete lo strato di sporco che ho addosso a me. Nel caldo di questi giorni mi si appiccica tutta la polvere e io sono anche appiccicoso per il sudore stesso,
quindi mi farò una doccia. Stamattina c'è una fortissima umidità e la si vede anche dalla barba. Sembra di stare su un pianeta extraterrestre. Oggi è stata una giornata tanto umida che le piante si sono ricoperte di acqua ed è tutto il giorno con i piedi a mollo. E questo è il risultato. Piedi completamente lessi e la giornata ancora non è finita. Cominciano a farmi un po' di male perché adesso si sta un po' asciugando il terreno e il piede strofina contro la scarpa semi asciutta e comincia a farmi proprio male. Ora provo con una doppia calza a vedere se riesco a evitare un po' questo problema. E sono parecchio stanco, anche nelle ultime notti ho dormito molto male perché faceva molto caldo per il sacco pelo che ho con me. Quindi sono parecchio stanco. Comincio anche a non ricordare alcune cose. Sto cercando di tenere la mente attenta sui chilometri che sto facendo, quanti ne mancano, ma in 30 secondi dimentico quasi tutto. E mi pazzica per la testa l'idea di prendere un treno e ritornare a casa. E ho capito probabilmente poco fa, quest'anno sono ripartito innanzitutto perché l'idea del Sentiero Italia mi tormentava, perché sapevo che fisicamente era ed è alla mia portata e quindi sapevo di potercela fare. Però sono ripartito nonostante le difficoltà, gli imprevisti, gli impegni, tutte queste cose qua, perché sennò gli avrei data vinta alla pigrizia. Quindi io ora vado avanti e devo arrivare fino a Trieste. Io arriverò a Trieste a piedi. Non è facile proseguire con questo meteo. Sta pure cominciando a piovere e purtroppo mi si è rotto anche un bastoncino, come si può vedere. Non tiene più e siccome a presto comincerò le Alpi senza questi bastoncini, io sono come Sansone senza cappelli. Dopo aver attraversato luoghi di interesse naturalistico, paesaggistico, storico e anche militare, ci sono anche i luoghi di perdizione, il bocchino delle meraviglie. Questi sono gli ultimi chilometri che faccio in Liguria. Sono arrivato a Sella della Valletta, punto molto importante, raggiunto dopo 68 giorni, 3600 km, 200.000 metri di dislivello positivo e altrettanti in negativo, per arrivare alla fine della Liguria, quindi dell'Appennini, ed ora cominceranno le Alpi. Ora che ho cominciato le Alpi provo a rispondere a una domanda che spesso viene fatta agli escursionisti, ed è: perché vai in montagna? Allora, molti probabilmente risponderanno per i bellissimi paesaggi, per l'aria più pulita o insomma altre cose, ma per me c'è un motivo più profondo per cui si va in montagna. Si va in montagna perché ci si sente liberi, liberi nel senso che si devono rispettare il minor numero di compromessi, che sono mangiare,
bere, dormire, fare i bisogni e proteggersi dalle intemperie. E credo che una volta rispettati questi, che sono anche i bisogni primari, non ci si possa sentire più liberi. Sono le 6:10 del mattino e questo è il primo simbolo della GTA che incontro, ed è perché proprio da qui, a Rio Tene, comincia la GTA che mi accompagnerà per tutto il Piemonte per circa 900 km fino a Cannobio. Raggiungendo il passo delle saline, dopo una salita di circa 1000 metri, la prima impressione è che è molto più impegnativo qui sulle Alpi. Adesso le gambe stanche, non posso scendere e riposarle un po'. Qualche piccolo nevaio, delle mucche, è una piccola casetta dove ci vivono due persone, i pastori che badano le mucche. Mi sono appena fermato per fare una pausa per mangiare e ci sono alcune farfalle anche sui vestiti. Non so cosa ci trovino di buono. Pochissimi minuti fa le farfalle mi gironzolavano addosso. Adesso c'è un temporale. È arrivato da dietro le montagne, non me ne sono accorto. Non so nemmeno se questo riparo è a disposizione degli escursionisti, comunque l'ho trovato aperto. Non approfitterò almeno per oggi. Mezzo più tardi, sembra essere finito tutto, è rimasto solo il vento, le temperature sono comunque ancora basse, sta uscendo il sole. Sapesse, di sentire Italia non è tutto in Italia, questo tipo lo indica, qua c'è la scritta I, io passo di qua e c'è la scritta F. Io ora mi trovo in Francia e non mi stanno nemmeno chiedendo il passaporto. Ho cantato vittoria troppo presto perché sta ricominciando a piovere. Uffa. Mi trovo ora a Limonetto, questo è Eric e mi ha dato una mano per riavere dei bastoncini nuovi da poter utilizzare lungo il sentiero Italia. Guarda un capriolo, non si è ancora accorto di me. Eccolo là che scappa. Sono arrivato al passo 18 Mien. Dopo diversi giorni di tempo incerto tra nuvole e pioggia, sembra che oggi possa godermi una giornata di sole. Qui c'è pure un piccolo tratto di corda per mettere in sicurezza chi sale o scende. Bisogna procedere con cautela. Quello è un piccolo laghetto, laghetto degli alberghi. Più bello io o più belli i fiori? Vabbè dai, i fiori. E qui c'è una bella sorpresa. Uno stambecco. Vediamo se si lascia avvicinare un po'. Sta anche cambiando il pelo. Sta mettendo il pelo estivo. È arrivato a Colle del Chiapus, 2 orette dopo. Ed ero su quella forcella là. E oggi le devo dire che le gambe sembrano andare. Oggi dovrebbe essere una giornata positiva. Chissà che riesca a fare un bel po' di chilometri e portarmi avanti. Questo è il tipo di terreno che si incontra, molto accidentato, difficile proseguire. Il ballone del Valasco, bellissimo anfiteatro. Questo è il mio percorso. Ragazzi, ma io che ve lo dico a fare?
comprato un paio di scarpe, è andato a fare trekking. Mi è arrivato su da questa salita col letto di Vascura e qui c'è anche una bellissima sorpresa. S6 Sentieri Italia, pronto a scendere verso il rifugio Malinvern, giù di qua e poi su di nuovo su quel vallone dove rifarsela in giornata. Dai che andiamo. Poco tempo fa ero là che stavo scendendo dal sentiero, quindi forse per poco ho scampato la pioggia. Come è arrivata anche al collo della Lombarda, non ci sono segni. Comunque, vedete questo sole? Sapete cosa mi sta dicendo questo sole? Che c'è ancora tempo per camminare. Quindi io vorrò arrivare, punterò ad arrivare a Sant'Anna, si trova lì. Così riuscirò a fare 60 km in un solo giorno sulle Alpi. Dopo la giornata molto intensa di ieri, ho dormito solo 5 ore e mezza circa, sono comunque riposato e mi sveglio così presto perché voglio arrivare a Ciel di Macra entro sera, quindi riuscire a fare la spesa lì invece di portarmi il peso del cibo per tutto il giorno. Ecco di solito come mi sistemo per la notte. Allora, naturalmente tolgo le scarpe per andare a dormire, tolgo anche le solette per far prendere un po' d'aria. Questo è il mio letto praticamente, ci metto questo materassino di spugna sotto il materassino gonfiabile, perché quello evita che spine o qualsiasi cosa che possa bucare il materassino lo buchi, appunto. Poi ho un materassino gonfiabile che serve proprio come materasso di casa per il comfort e infine c'è il sacco a pelo. Questo è uno dei borghi montani che si incontrano lungo i sentieri Italia. Sono proprio belle. Ecco il Monviso, finalmente lo vedo. Alle mie spalle il Monviso e qui una bella carrellata di monti, tutte zone attraversate da sottoscritto. Arrivando al rifugio Sella per poi andare verso quella sella lì, e questo è il lago del Viso, ancora non completamente sgelato. Proprio le sorgenti del Po, e ora prenderò un po' d'acqua. Mi hanno detto che ha una caratteristica molto particolare quest'acqua, che se bevuta a sufficienza riesce anche ad idratarti. Monviso all'alba. Queste sono le albe che ci vorrebbero quasi tutti i giorni. Colle della Gianna, 1525 metri. Sono arrivato a Susa, sono sceso dalla quota montagna perché sono sotto gli 800 metri, ho fatto un po' di spesa, queste sono delle prugne secche, buonissime, e questa sera mi concedo anche una pizza con degli amici. Mi trovo in un bagno perché finalmente sto per farmi una doccia, si può vedere lo stato dell'abbronzatura, anche il segno qua, e questo è lo stato dei capelli, e quella è la mia migliore amica per un po'. Eccomi il giorno dopo, la mattina, sempre a Susa, grazie alla doccia che ho fatto ieri, questo è il risultato, mi sto spellando completamente. Sto percorrendo un tratto di galleria, viene chiamato Decouville. Il sentiero si presenta così. Un bello strapiombo.
Sono appena stato dall'estetista, consigliato da questa signorina qua. Mi ha detto di farmi un taglio come lei. Adesso mi sento proprio bello. Mi trovo in Svizzera, su un nevaio che mi sta semplificando un sacco le cose per la percorrenza. Pantaloncini corti, scarpette basse, piedi freddi. E questo è proprio il terreno che si incontrerebbe se non ci fosse la neve. Ho perso sentiero perché si dirige in questa zona coperta da neve, e allora devo proseguire così all'indietro, facendo dei piccoli scalini, delle piccole tacche. Quasi sicuramente è un sacco di tempo che non vedono un umano. Piuttosto angusta, fa freddo e non c'è grandissima visibilità con le luci che hanno messo a disposizione, ed è lunga più di un chilometro. Dopo la passerella e la galleria, questa sassaia, devo andare a inserirmi in quella fessura dove c'è addirittura una ferrata. C'è una catena, perché adesso comincia davvero ripido. Lì è la mia meta, mi va a Coranzo. Anche qui un tratto di catene per chiudere benissimo la giornata. E finalmente entro. Tanta fatica per questo posto qua. Si può vedere, i piedi sono piuttosto lessi. E queste sono i miei calli. Vedete lo spessore. Nei pressi del Monte Orsa, e questi sono dei camminamenti militari che venivano utilizzati dalla linea Cadorna nella prima guerra mondiale. Sentieri Italia. Avete mai visto una persona con uno zaino come il mio correre? Dite a Lorenzo che non mangerà se non arriva in tempo all'alimentari. Vado in cerca di un bagno, darmi una rinfrescata e poi la spesa. Oh, the weather outside is frightful, but the place I'm staying is so delightful. Since I've got almost no place to go, let it rain, let it rain, let it rain. Sto per entrare in Valcodera, nel settore 3 nord della Lombardia. Ho appena fatto un sacco di spesa perché per i prossimi 3 o 4 giorni non incontrerò più alimentari, quindi lo zaino pesa un sacco, ed è proprio in questa zona in cui l'anno scorso ho dovuto rinunciare a causa neve.
sto continuando a salire e proprio qui, sotto questa specie di galleria, ho passato l'ultima notte l'anno scorso. Sono le 3 di notte, ho cominciato a salire verso il passo del Barbacan, ho appena lasciato il rifugio Brasca. Passo così presto per avere a disposizione tutta la giornata e tutto il sole di cui posso disporre e scegliere in quale bivacco poi fermarmi. Il Kima prima e poi il Desio. In base a quanta distanza riesco a percorrere deciderò se fermarmi in uno o l'altro. Queste sono le catene dove l'anno scorso ho fatto il video in cui spiegavo che rinunciavo a completare il Sentiero Italia. Ora metto via il telefono perché è un po' pericoloso. Mi trovo nei pressi del bivacco Molteni ed è proprio da qui che comincio i tratti completamente nuovi, perché l'anno scorso da qui ho cominciato la discesa verso valle per ritornare a casa. Gli appunti che avevo preso, i ricordi che posso avere sono finiti. E quindi adesso secondo me comincia il vero viaggio. Guarda, sta pure nevicando. Il 94° giorno. Ho appena passato la notte alla ghiaccio più alta della mia vita, 2600 metri, e adesso mi sto dirigendo verso quel ghiacciaio. Raggiungerò la quota di 2950 metri. Già da ieri quando facevo la pipì sentivo un leggero bruciore, ma ho pensato fosse una cosa passeggera, e solo oggi mi sono accorto che la pipì era scura e questo purtroppo è il colore della mia pipì. Adesso andrò in ospedale a vedere perché succede questa cosa. Sembra birra non filtrata e non ne ho bevuta. Eccomi di nuovo in marcia, fatti gli esami. Sembra essere passato tutto, però non è chiaro quale sia stato il motivo per cui la mia pipì abbia assunto quella colorazione, quindi mi auguro che sia stata solo una cosa passeggera e non si ripresenti. Questo piacevole incontro, eccomi di nuovo sopra i 3000 metri. Nuvole chiamano pioggia, che ancora non è arrivata, la vista di ghiacciai. Eccomi arrivato alla bocchetta dei Tre Signori, 3098 metri, il punto più alto di tutto il Sentiero d'Italia. Raggiunto anche il rifugio Bozzi e quindi posso dire concluso anche il tratto pertinente alla Lombardia ed ora comincerò il Trentino. Che dite? Che dite? Arriva la pioggia? Pochi escursionisti, ma ora sono in coda per aspettare questa donzella che si sposti. Sono arrivato in cima al Monte Roen, il panorama è veramente ampissimo, spazio a 360 gradi. Poi ieri ho trovato chiuso l'alimentari perché era domenica e nonostante fosse agosto il pomeriggio tenevano chiuso, e quindi questa mattina colazione con la pizza. Sono nelle Dolomiti e qui si è combattuta la prima guerra mondiale e un sacco di battaglie, e in un ghiaione ho trovato anche un proiettile inesploso.
Qui c'è un camoscio e qui un piccolo fossile di conchiglia. Si vede? Appena appena. Sono arrivato anche alla fine del Trentino. Questo è il rifugio Castiglioni. E ora comincio il Veneto. Ultime due regioni. Sto salendo da Misurino al Monte Piana e quindi poi raggiungere le tre cime di Lavaredo. Pensavo, essendo la settimana centrale di agosto, di trovare un sacco di gente, ma qualcosa mi ha salvato. Sta piovendo, quindi stanno tutti scendendo a valle, quindi me le godrò tutte per me. Beh, che avevo detto? Quasi tutte per me. Eccomi finalmente alle sorgenti del Piave. Quindi qui finisce il tratto di competenza Veneto e comincia l'ultima regione, che è il Friuli. Eccomi al Passo Sessis e finalmente sono ufficialmente in Friuli. Quello è Friuli, l'ultima regione. Lì si vede il piccolo traversino che ho fatto. Sto salendo in fretta e per questo c'ho il fiatone. È scritto tutto in austriaco, però una cosa è chiara: territorio di Olsi. Speriamo di incontrarne uno. È una bella sensazione sentire il sole che piano piano comincia a scaldarti, e spero mi asciughi anche un po' i baffi, perché continua a condensarsi il fiato. Quello più alto è il Montasio e, come si può vedere, ha nevicato un po' questa notte. Sta già andando via la neve perché il sole sta riscaldando questa bellissima giornata. Devo scendere fino a fondo valle e risalire fino là entro 3 ore e mezza, perché altrimenti sarà buio. Una bella sfida. 1000 metri di dislivello negativo e 1000 positivo. Direi una bella sfida. Vediamo se c'è qualcuno dentro. Dubito, visto che è chiuso. Il bivacco Marusic, dove ho passato la notte, e qui si può cominciare a intravedere la pianura friulana, e all'estrema sinistra la baia di Monfalcone, quindi più o meno dove finirà il sentiero Italia. L'ultimo tratto sopra i 2000 metri e poi lungo il sentiero non salirò più sopra i 2000, sarà tutto in discesa. Da qui si vede il tagliamento e tutta la pianura friulana, fino ad arrivare anche a Trieste. Ho trovato la cacca viola, la cacca di Willy Wonka. Ho detto sarebbe stato tutto in discesa. Adesso sto salendo al Matajur e sono 1400 metri di salita continua. La segnaletica rispetto alle mappe è diversa e quindi mi ha portato ad allungare dei tratti che dovevano essere di circa 4 km, portandoli fino a oltre 10. In cima. Dura. Gli ultimi tratti di salita verso il Monte Cum. Questo sentiero un po' di montagne sono finite. Il Monte Cum, sono proprio in cima.
Anche questa montagna è stata raggiunta. Tramonto incredibile stasera. Probabile che incontrerò più volte l'asfalto nei prossimi giorni. E credo che probabilmente mi piacerà. Beh, forse l'asfalto nelle ore centrali della giornata non è il massimo. Sono le 6 di mattina, è il penultimo giorno di cammino. Si sentono le campane di qualche paese qui in zona. Ho passato la notte qui per terra. Questo è lo zaino, questo è il materasso, il cibo che ho mangiato ieri sera. L'umidità a questa quota sono più o meno a 170 metri sul livello del mare, non esiste. Quindi ho potuto dormire senza nemmeno un albero sopra di me che mi proteggesse. Sapete qual è una bella invenzione dell'uomo? L'acqua. Cosa incredibile. Mi trovo sul Carso, quindi ne trovo pochissima libera. E questa fontanella è una bella sorpresa. Piedi in vista e un po' di pane con senape. Gnammi? Adesso io faccio così. La spampanino. Che bontà, mamma mia, altro che i fagioli. Oggi non ho fatto moltissimi chilometri e ci sarebbe ancora luce per proseguire, ma ho trovato un buon tavolino dove poter passare la notte. Siccome mi hanno detto che è una zona piena di zecche, mi fermerò a dormire e passare la notte qui sopra. E domani mi aspettano gli ultimi 30 chilometri. Questa è l'ultima sera, possiamo definire l'ultima cena, quindi gli ingredienti di questa sera saranno molto più vari rispetto al solito, quindi c'è del pane, del cioccolato, delle arachidi e della ottima marmellata. E poi ci godremo un po' la luna e più tardi anche le stelle, che purtroppo non si vedono. La giornata è cominciata, sono da poco passate le 6:30 e io sto già camminando da un po'. Questa sarà l'ultima giornata del mio sentiero Italia. Ammetto che questa mattina ero un po' elettrizzato. Adesso naturalmente è passato un po' il tutto perché ho ripreso a camminare, quindi devo concentrarmi su quello che sto facendo. Sto facendo colazione con l'ultimo pacco di biscotti. Stanno cominciando a nausearmi, per fortuna. Domani tornerò a casa e farò delle colazioni ben diverse da queste. È gran bella cosa. Che difficile. Non si trova un punto stabile dove appoggiare i piedi. Sono costantemente i sassi che spingono sotto la suola della scarpa. L'autobus è un bel po' in anticipo e quindi ora un bel piattino di pasta aglio, aglio e peperoncino. Sono in anticipo per l'arrivo, me lo faccio un gelato. Già meglio. Manca poco anche al mio bagno. Ultimo! Grande! Grande! Bravo! 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 Grande! Grazie! Poi ci sono i miei genitori! Dov'è Cicco? Sono 1200 km ce l'ho fatta. Ci sono arrivato. Grazie a tutti. Grazie.
suonando. Non giocare. Adesso comincia il momento della doccia. Non è solo montagna qua, Adesso il problema è tornare su. Thank you.